Buonasera, benvenuti a tutti, è un piacere. Penso di essere collegata con tutti. Buonasera di nuovo, benvenuti a tutti, è un piacere ritrovarci in questa occasione che si sta ripetendo già da alcuni mesi in cui vi posso a spiegare e parlare della medicina ayurvedica, questo antichissimo sistema di medicina naturale che risale a più di 5.000 anni fa. Ringrazio come sempre Dario Enrico Ballantini e Anna Tamburini Torre che mi hanno dato l'opportunità di partecipare a questo progetto, che mi permette appunto di comunicare con tutti voi e mi ha permesso in questi mesi anche di incontrare alcuni di voi, perché chi si è già collegato con me ricorderà che per la mia attività di consulente di medicina ayurvedica, io sono farmacista e in questi anni, in questi ultimi 30 anni, ho dedicato il mio tempo alla formazione nella medicina ayurvedica, oltre che 34 anni fa essere anche diventata insegnante di meditazione trascendentale. Tutti questi approcci fanno parte di questo antichissimo sistema di conoscenza, la scienza vedica, che conserva da migliaia e migliaia, se non milioni di anni, le strutture e i meccanismi che possono farci interagire con maggiore equilibrio, maggiore armonia con le leggi di natura. Questo è qualcosa che stiamo scoprendo anche sempre di più nella storia dell'umanità in questi ultimi tempi, no? In cui tutto sembra rivoltarsi contro di noi, ma semplicemente, come sappiamo benissimo tutti quanti, proprio perché in questi anni non abbiamo mai dato la giusta importanza a quello che è il rispetto delle leggi naturali, l'interazione di noi come esseri umani con l'ambiente che ci circonda, di rispetto dell'ambiente che ci circonda. Abbiamo un po' sempre spadroneggiato, no? Nell'ambito della natura, nell'ambito del contesto in cui viviamo, ritenendoci un po' i sovrani assoluti di tutto quello che esiste. In realtà noi siamo una piccola particella in un universo estremamente variegato, estremamente complesso, ma allo stesso tempo estremamente ordinato. E la scienza vedica, questa antichissima scienza che trova le sue origini ed è stata, diciamo, più protetta e mantenuta in India, ma che è patrimonio dell'intera umanità, quindi non è la scienza, la medicina, la scienza, l'approccio scientifico degli indiani, ma è l'approccio alla natura per l'intera umanità. Di queste stesse informazioni troviamo rilevanza, vestigia e similitudini in tantissime culture tradizionali antiche, no? Dagli Egizi ai Maya, ai Greci, ai Latini, agli indiani d'America, tutto quello che in qualche modo risuona come detto popolare, come informazione che viene dall'antichità ha una risonanza, un'attinenza con quello che poi troviamo ben codificato e strutturato nella scienza vedica. Scienza perché è una scienza, perché qualche cosa può definirsi scientifico, perché ha degli effetti riproducibili, degli effetti ovviamente positivi e degli effetti che si confermano
nel fatto che danno benessere, che danno sostegno, all'essere umano e a tutto l'ambiente che circonda l'essere umano. Quindi la scienza vedica ha avuto il pregio di essere conservata, tramandata di generazione in generazione dalla notte dei tempi, proprio perché era una scienza ben radicata e ben strutturata nelle maglie più profonde delle leggi di natura. Quindi, no, come spesso ci capita di osservare che le affermazioni che abbiamo ricevuto come primi insegnamenti in famiglia dai nonni, anche dai nostri genitori, hanno avuto poi una ripercussione nella nostra vita in maniera positiva e noi stessi poi le abbiamo utilizzate a nostra volta per i nostri figli, per i nostri nipoti, così possiamo interpretare appunto questa antichissima scienza come la scienza che conserva da sempre le migliori e più profonde, più coordinate richieste che la natura ci dà e la natura ci fornisce. La scienza vedica è stata originariamente tramandata oralmente. Non solo perché a quei tempi possiamo dire non era facile registrare in altra maniera la conoscenza, ma proprio perché era inizialmente un'informazione basata su una recitazione, su qualche cosa che aveva più un valore di frequenza che non un valore diciamo intellettuale e culturale, quindi ha da sempre avuto un effetto proprio di risonanza sulla nostra fisiologia. In tempi recenti, una quindicina di anni fa, un ricercatore libanese, un neuroscienziato, un medico che in questi giorni è ospite alla Mostra del Cinema a Venezia per presentare questa iniziativa che come gruppo della meditazione trascendentale portiamo avanti da tanti anni, cioè di creare i presupposti per la pace mondiale, attraverso quello che si è visto, l'effetto che è stato chiamato effetto Marishi, di creare dei gruppi che insieme praticano la meditazione trascendentale, perché si è visto che la forza del gruppo dà un impatto fisico, neurofisiologico sulle onde cerebrali non solo delle persone che stanno praticando la tecnica, ma anche delle persone circostanti che è un po' come se ricevessero l'influsso di queste onde ordinate a livello del cervello delle persone che stanno praticando la meditazione trascendentale. E il dottor Tony Nader, questo neuroscienziato di origine libanese, specializzato ad Harvard, è proprio tra oggi e domani ospite della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia per parlare di questo progetto e per ricevere anche un premio per la sua opera di ricerca e di diciamo di costruzione di questi gruppi che possano portare questa strategia a livello mondiale per creare quello di cui tutti assolutamente abbiamo bisogno per tanti aspetti e questo di cui sto parlando è ovviamente la pace a livello mondiale. Il professor Tony Nader, perché sono arrivata a parlarvi di lui? Perché circa una quindicina d'anni fa, sulla scia di quello che era l'informazione che gli forniva Maharishi Mahesh Yogi, il saggio che ha introdotto alla fine degli anni 50 in Occidente la meditazione trascendentale,
e che poi ha nel corso degli anni sempre di più rivitalizzato tutta la scienza vedica, a partire dalla medicina ayurvedica a cui ha dedicato la sua attenzione a partire dagli anni 80. Su ispirazione appunto di Maharishi, il dottor Tony Nader ha, diciamo, steso una ricerca molto approfondita su quelle relazioni profonde che esistono tra le recitazioni vediche, i suoni vedici. Poi vi farò sentire qualche cosa a questo livello. Queste recitazioni e le varie strutture della nostra neurofisiologia. Quindi ha ritrovato assolutamente in maniera puntuale, a livello strutturale, a livello funzionale, le possibili sovrapposizioni tra quelli che sono i 40 aspetti della scienza vedica, tra cui la medicina ayurvedica, lo yoga, l'architettura vedica, la musica vedica e i testi ancora più primordiali come il Rig Veda, il Samaveda, lo Yajurveda, la Atharva Veda, ha trovato queste correlazioni con le strutture della nostra neurofisiologia. Questo per concretizzare quella che è un'affermazione che si trova nella scienza vedica, che dice che l'individuo è cosmico, che com'è la struttura dell'essere umano, così è la struttura dell'universo, com'è la mente umana, così è la mente cosmica. E su questi agganci iniziali che vi ho proposto, ovviamente adesso svilupperò di più l'argomento di stasera, in modo da darvi come al solito anche la possibilità di attingere a quella grande quantità di consigli che la medicina ayurvedica ci può dare per mantenere la nostra salute. Sono venuta recentemente a conoscere una frase degli indiani d'America che mi ha colpito particolarmente, che riagganciamo proprio a quello di cui vi ho sempre parlato quando vi ho spiegato quali sono le caratteristiche della medicina ayurvedica. Gli indiani d'America dicono: noi nasciamo per guarire, non nasciamo per ammalarci, no? È proprio il concetto che in qualche modo permea tutta la scienza vedica, tutta la medicina ayurvedica. Pensate che, ve l'ho già detto in altre occasioni, salute in sanscrito, che è l'antica lingua della scienza vedica, la madre di moltissime lingue indoeuropee, molte parole italiane, greche o latine, hanno la radice della loro costruzione nella lingua sanscrita, che è una lingua molto particolare perché è una lingua, potremmo definire con un termine italiano, onomatopeica, cioè nel suono della parola è contenuta la struttura vibrazionale dell'oggetto, della struttura che viene descritta. E nella scienza vedica, nella Ayurveda, salute in sanscrito si dice svasta, svasta, no? Due radici, sva. Si avvicina come suono al nostro termine italiano se, sta, di nuovo si avvicina al termine italiano stabilizzato. Stabilizzato nel sé otteniamo salute. Quindi quando, grazie a tutti i suggerimenti che l'Ayurveda ci dà, non ultimo, come sapete, vi ho parlato già in altre lezioni, in altri nostri colloqui, della analisi del polso, no? Quanto sia importante rilevare attraverso il polso le dinamiche di questi tre principi fondamentali, profondamente strutturati nella nostra neurofisiologia, che si chiamano dosha. In sanscrito dosha deriva dalla radice dush, dush è la radice che si utilizza in italiano per le parole dis, abile, disarmonia, diseguaglianza, distrofia, quindi dis come dush, come dosha,
indica un elemento che nel momento in cui esce dal proprio equilibrio porta disarmonia, porta malattia, no? Quindi quando noi sentiamo il polso, l'arteria radiale del polso sinistro per le donne e del polso destro per gli uomini, non andiamo a sentire come sta l'apparato cardiovascolare, non ci limitiamo all'analisi di un organo, di un sistema, ma andiamo a sentire come vibrano le strutture profonde che emergono da quel campo assoluto che i fisici chiamano campo unificato di tutte le leggi di natura, che la scienza vedica chiama il campo di pura coscienza, del sé, dell'atma in sanscrito, no? Quindi tutto in natura scaturisce da un livello di estremo ordine, di estrema armonia, di estremo silenzio, di estrema pace, quel livello che si contatta appunto quando si trascende. Meditazione trascendentale vuol dire una tecnica semplice, naturale, senza sforzo, che permette alla mente, dalle onde superficiali e tumultuose, di sperimentare le onde più quiete fino a trascendere. Perché il momento dell'esperienza della trascendenza, che è un'esperienza che i neurofisiologi chiamano default mode network, cioè un network, una serie di collegamenti neuronali assolutamente abituali e strutturati nel nostro sistema nervoso, che il nostro sistema nervoso adatta ogni qualvolta deve rigenerarsi. Quando facciamo una vita troppo movimentata, troppo rumorosa, troppo affaccendata, questi default mode network fanno fatica a instaurarsi, la mente fa fatica ad acquietarsi. Questo non vuol dire cessare la propria attività, anzi, trascendere ci integra talmente tanto con questo livello di quiete che la nostra attività sarà ancora più ricca, più creativa, più produttiva. E tutte le metodiche che la medicina ayurvedica ci consiglia stasera. In particolar modo parleremo di cosa l'Ayurveda prevede nel cambio stagione e perché è necessario nel cambio stagione dare spazio alla purificazione, alla depurazione. Tutte le metodiche che la medicina ayurvedica adotta e che vengono ben, diciamo, consigliate attraverso la lettura del polso, quindi facendoci fare questa analisi attraverso il polso, possiamo ricevere, come io do girando per tutta Italia, no? Possiamo ricevere e io dare tutti i consigli maggiormente specifici per la situazione che io troverò di disequilibrio sentendo il polso della persona. Quindi tutte le metodiche la regolarità della nostra vita quotidiana, dall'andare a dormire presto, come abbiamo sempre detto in questi collegamenti, dal mangiare il pasto principale a pranzo, da fare una cena leggera senza proteine animali, senza formaggi, senza verdura cruda, quindi qualcosa che ahimè non caratterizza le abitudini della maggior parte della popolazione mondiale. Ed è appunto per questo che io ogni volta che ho la possibilità di comunicare con voi, sia individualmente che in queste trasmissioni in diretta, ve lo ricordo proprio perché tutto questo entra in quella sequenza ordinata che nelle 24 ore avviene dei tre dosha, dei tre elementi fondamentali. Ve li ricordo. Magari qualcuno di voi si collega per la prima volta stasera, altri hanno già sentito, altri hanno letto qualche testo sicuramente molto utile per capire meglio le informazioni che anche stasera vi sto dando. La medicina ayurvedica descrive i tre dosha, Vata, Pitta e Kapha, come Vata composto da spazio e aria, sede principale nel colon, governa il sistema nervoso centrale periferico e tutto quello che si muove e comunica nel nostro organismo. Pitta è fatto di fuoco, un pochino di acqua, sede principale lo stomaco, il duodeno, l'intestino tenue, prana
produce calore, governa la digestione, la trasformazione, ha a che fare quindi con tutti i processi di assimilazione, non solo a livello degli alimenti, ma anche assimilazione delle idee, dei concetti, anche alla capacità di adattarci alle situazioni. Kapha è fatto di acqua e terra, la sede principale nel torace. E questa sua struttura morbida e un pochettino untuosa mantiene ben morbidi l'apparato respiratorio, le articolazioni, ben agguerrito il sistema immunitario. Lo squilibrio parte principalmente da Vata, ecco perché dobbiamo avere una vita il più possibile regolare con una diciamo, distribuzione omogenea lungo la giornata delle nostre attività, perché Vata, essendo fatto di spazio e aria, è molto instabile e quello che dà stabilità a Vata è una buona routine: alzarsi presto al mattino, perché tra le 2 del mattino e le 6 del mattino domina Vata, quindi l'energia del movimento ci seguirà nella nostra giornata se ci alziamo entro le 6 del mattino. Se ci alziamo tra le 6 e le 10 del mattino, invece saremo dominati dalla pesantezza di Kapha, perché Kapha domina nella giornata tra le 6 e le 10 del mattino. Se mangeremo il pasto principale tra le 10 e le 2 del pomeriggio, soprattutto a mezzogiorno, nella parte centrale di questa fascia oraria, che è la fascia oraria di Pitta, avremo il fuoco digestivo, soprattutto tra mezzogiorno e luna, al massimo per digerire bene e trasformare bene tutte le sostanze che andranno a nutrire e a rigenerare le nostre cellule. Poi di nuovo nel pomeriggio, tra le 2 e le 6 del pomeriggio, ridomina Vata, quindi non dovremo, Vata essendo già in movimento, non dovremo fare per esempio esercizio fisico tra le 2 e le 6 del pomeriggio, perché ecciteremmo troppo Vata che è già eccitato. Dovremo andare a dormire tra le 6 e le 10 di sera, diciamo entro le 10 di sera, perché di nuovo Kapha dominerà tra le 6 di sera e le 10 di sera. Quindi Kapha che è stabile, pesante, untuoso perché è fatto di acqua e terra, darà quella stabilità, quella pesantezza che avvertiamo già naturalmente intorno alle 9:30, 10 di sera. Ecco, stasera faremo un po' tardi, però vabbè, siamo qui per nutrirci un po' di conoscenza, quindi siamo un pochettino giustificati. Quando noi quindi rispettiamo questa routine, queste regole, staremo meglio nella nostra giornata. Tra le 10 di sera e le 2 del mattino predomina di nuovo Pitta, no? L'energia di Pitta si manifesterà molto evidente a mezzanotte, quando noi dormiremo, e la farà lavorare bene gli enzimi, processi profondi di trasformazione che avvengono durante la notte. Quindi vedete, se noi armonizziamo questi ritmi, saremo sempre più efficienti in salute e sperimenteremo più naturalmente quello stato di quiete anche a livello mentale. Oltre a questo, come vi ho già accennato in altri interventi, esistono preparati a base di piante medicinali più specifici per determinati squilibri di Vata, Pitta e Kapha, no? Le piante nella medicina ayurvedica vengono usate per riequilibrare i tre dosha. Non è una fitoterapia che si occupa di sintomi, ma è una scienza molto, possiamo dire, moderna, in quanto proprio si avvicina totalmente alle nuove teorie che i fisici ci hanno proposto a partire dalla fine dell'Ottocento, dove si sono incominciate a fare avanti le teorie delle frequenze, delle vibrazioni, delle nuvole di particelle, della capacità di fermare e fotografare una particella solo nel momento in cui l'osservatore l'osserva. Quindi tutti i concetti che purtroppo non sono ancora entrati a permeare la nostra medicina, la nostra scienza. Sono un po', diciamo, lasciati agli specialisti, ovviamente permeano la nostra tecnologia in maniera
enorme, no? Già solo quello che stiamo facendo stasera, comunicando da posti più disparati in giro per l'Italia, è grazie alla tecnologia che si è sviluppata, grazie alla fisica quantistica, alla meccanica quantistica. Quindi, però, nel campo medico, a parte tutte le metodologie diagnostiche avanzate derivate dalla fisica quantistica, come la TAC, la risonanza magnetica, la PET, il laser e così via, dal punto di vista di quella che è la concezione medica moderna, il concetto di energia, di campi di energia assolutamente non si è fatta spazio nel mondo della medicina moderna, mentre per l'Ayurveda è assolutamente il punto di partenza. Quindi quando parliamo di preparati ayurvedici a base di piante medicinali, parliamo di piante che sono state coltivate, raccolte, purificate, combinate secondo queste antichissime metodiche che rispettano appunto la parte energetica della pianta, che è quella che interagirà come una vibrazione, come una frequenza con questi tre fattori che sono appunto fattori vibrazionali, fattori frequenziali. Infatti, quando sentiamo il polso, come vi dicevo già prima, non sentiamo il battito cardiaco e quindi la funzionalità cardiovascolare, ma sentiamo le frequenze che emergono da quel campo indifferenziato, da quel campo che più è in comunicazione con il resto della nostra fisiologia, più ci dà salute. No? Svasta salute stabilizzato nel sé, stabilizzato in questo campo. Queste stesse regole che vi ho accennato per la successione nelle 24 ore di Vata Pitta Kapha si applicano anche per la successione delle stagioni. In India si considerano sei stagioni, no? Loro hanno, per esempio, adesso la stagione dei monsoni. Io sono tornata la settimana scorsa dall'India e appunto in India c'erano giornate più piovose, possono esserci anche delle piogge molto intense, c'è più umidità, la temperatura non è particolarmente elevata, diciamo era meno caldo che qui in Italia, eravamo intorno a questo periodo ai 30 gradi, 27, 28, quindi ognuna di queste stagioni quindi è un po' differente dalle stagioni che si avvicinano qui da noi. Ormai possiamo dire che non abbiamo più quattro stagioni, no? Meglio, sono tutte un po' sfumate e c'è un passaggio molto repentino. Poi a un certo punto dall'estate l'autunno, l'autunno l'inverno, la primavera, però diciamo abbiamo delle manifestazioni molto meno evidenti delle quattro stagioni rispetto a un tempo, no? Però anche le stagioni, come appunto le ore della giornata, vanno in sincronia con il cambiamento di Vata Pitta Kapha. Abbastanza semplice capirlo: Vata è spazio e aria, Vata è freddo, Vata lo possiamo un po' paragonare al vento freddo penetrante, quindi Vata predomina nella stagione invernale. Pitta, anche qui è facile, no? Pitta è fuoco, un pochino di acqua, quindi Pitta predomina nella stagione estiva. Kapha, acqua e terra, predomina soprattutto nel passaggio tra l'inverno e la primavera. Quindi quando noi usciamo da una stagione, come per esempio adesso stiamo uscendo dall'estate, cosa succederà? Che quell'accumulo di calore dell'estate lo troveremo come aggravamento in autunno. Tant'è vero che, se ci avete fatto caso, in autunno si manifestano molto spesso infiammazioni, no? Infiammazioni alle vie urinarie, infiammazioni gastriche, no? Famose gastriti, reflussi, eccetera, si incrementano molto in autunno. Congiuntiviti, infiammazione agli occhi, orzaioli, sciatalgie, cioè dove c'è una possibilità di infiammazione, nell'autunno
Alla primavera cosa succede? In inverno aumenta Vata, ma si aggrava anche Kapha. Perché? Perché in inverno ci copriamo di più, mangiamo cibi più nutrienti, più pesanti, più untuosi, no? La classica polenta e formaggio si fa in inverno, non si fa certo a Ferragosto. Quindi quei cibi così pesanti hanno le stesse qualità di Kapha. Quindi in primavera troveremo Vata squilibrato, ma anche Kapha aggravato. Ecco che già la primavera, vi dicevo, è più legata alla presenza di Kapha, proprio perché è una stagione un po' più umida, almeno una volta lo era. Quindi il Kapha, già che ereditiamo dall'inverno per l'alimentazione che abbiamo portato avanti, è quello che ci troviamo già per la stagione primaverile, porteranno a forme di muco, di raffreddamento, di anche dolori articolari, tutto quello che caratterizza un po' questo aumento di pesantezza, dovuto a quello che abbiamo accumulato in inverno. La primavera, avrà quindi tutta una sua, gestione diversa dall'estate, diversa dall'autunno, considerando anche questi meccanismi legati ai dosha. Quindi in inverno avremo proprio già spontaneamente la tendenza, come vi dicevo adesso, ad avere un'alimentazione un po' più untuosa, un po' più pesante, tra virgolette, nel senso di usare cereali più pesanti come la segale, l'avena, no? Proprio perché il nostro organismo che sente la presenza nell'ambiente di questo aumento di Vata, anche nel nostro organismo Vata aumenterà. La lezione che avevo fatto dove avevo parlato di alimentazione, avevo detto quanto nell'alimentazione in Ayurveda si badi a mantenere in equilibrio Vata, Pitta e Kapha, quindi Vata di sua natura molto leggero ha bisogno di cibi più pesanti, perché in Ayurveda la regola di fondo è che i simili aumentano i simili e i contrari riducono i contrari. Quindi per star bene, quando aumenta Vata, io devo usare delle misure contrarie alla qualità di Vata. Quindi se Vata è leggero, userò cibi più pesanti. Se Vata è secco, userò un pochino più di condimenti. Se Vata è instabile, userò delle abitudini ancora più regolari nella mia vita quotidiana. D'altronde l'inverno ci porta ad avere anche una voglia di più stabilità, di stare più in casa, di fare attività che richiedono così più quiete. Pitta ci darà in estate, al contrario di Vata, essendo Pitta caldo e acuto, penetrante, avremo proprio voglia, l'esigenza di cibi freschi, non di cose fredde e gelate, perché questo abbasserebbe il tono del nostro Agni, del nostro fuoco digestivo, che già peraltro è basso, perché in estate, essendoci tanto caldo fuori, il caldo dentro si riduce, no? E quindi abbiamo anche meno appetito, abbiamo meno voglia, assolutamente non ci verrebbe voglia di fare la polenta con il gorgonzola a Ferragosto, no? Scegliamo dei cibi diversi, l'insalata di riso, abbiamo più voglia di mangiare anche della verdura cruda, anche se il crudo in Ayurveda, vi ricordate, ve l'ho già detto, non è tanto consigliato, perché il nostro organismo ha bisogno di cibi facilmente digeribili, la verdura cruda non è così digeribile. Quindi l'Ayurveda tende a cuocere, a cucinare, ma non a stracuocere. Le verdure vengono preparate, saltate in padella con il ghee, ricordate il burro chiarificato, che è un'ottima soluzione per proprio rendere più digeribili i nostri cibi, ed è anche un prodotto che aumenta la capacità del nostro Agni, del nostro fuoco digestivo. In India, in queste cerimonie che si fanno nei vari templi dedicati alle varie forze di natura, no? Come Ganesh, Lakshmi e così via,
gli officianti per alzare la fiamma nella, diciamo, durante la cerimonia, mettono il ghee sulla fiamma proprio per accendere la fiamma. Quindi il ghee accende anche la nostra fiamma digestiva. Quindi le verdure cotte nel ghee sono addizionate poi a spezie, perché le spezie hanno questa capacità, anche le spezie, di incrementare, di avvalorare e sostenere il nostro fuoco digestivo. Quindi in estate seguiremo un po' queste indicazioni. In inverno abbiamo visto, in primavera avremo la necessità di ridurre questo caffè in eccesso. Ecco che la primavera ci offre già spontaneamente nei campi le erbe un pochettino più amare, le verdure un pochettino più astringenti, proprio perché caffa, se ricordate la suddivisione dei sapori dolce, acido, salato, piccante, amaro, astringente che si fa nella medicina ayurvedica. Per kapha vanno bene come sapori il piccante, l'amaro, l'astringente, anche se vi ricordo che nell'ambito di un pasto dobbiamo introdurre sempre tutti e sei i sapori. Però quando c'è in primavera l'esigenza maggiore di ridurre kapha, di depurare, faremo prevalere nella nostra alimentazione il cibo un pochino piccante, amaro, astringente, senza assolutamente eliminare il dolce, l'acido e il salato. Quando parliamo di dolce, parliamo di cereali, parliamo di frutta dolce, non parliamo assolutamente di zucchero raffinato. Nei preparati ayurvedici, questi preparati, come vi spiegavo prima, a base di piante medicinali, tra questi preparati vi ricordo i Rasayana, di cui vi ho parlato in un altro collegamento, che sono quelli che noi chiameremo i ringiovanenti, gli antiossidanti. In alcune formulazioni, soprattutto queste marmellate, queste paste, c'è dello zucchero di canna grezzo cristallizzato, quindi è in minime quantità, non è uno zucchero che va subito a essere assorbito dalla nostra fisiologia come lo zucchero raffinato, quindi ha un suo perché, proprio perché, per esempio, per vata e per pitta il dolce vanno molto bene per pacificare l'eccesso di vata e pitta. Nel cambio stagione, comunque, come vi ho spiegato, adesso per esempio in autunno avremo la presenza di un eccesso di pitta, quindi dovremo mettere in atto delle terapie di purificazione in qualunque cambio stagione per eliminare quell'eccesso del dosha che abbiamo accumulato nella stagione precedente. Una regola che vi ho già dato negli altri collegamenti, che vale sempre, ma a maggior ragione nel cambio stagione, è quella di prepararsi tutti i giorni un thermos da 1 litro di acqua calda bollita per 10-15 minuti, perché la bollitura modifica le molecole, queste molecole che si aggregano tra di loro, H2O, formando quelli che vengono chiamati in chimica cluster. Questi cluster diventano più piccolini nella bollitura e quindi penetra quest'acqua molto più in profondità nelle cellule, portando via l'eccesso dei dosha, no? Quindi l'eccesso di vata, di pitta, di kapha, in autunno, da qui in avanti, particolarmente portando via l'eccesso di pitta. L'uso del ghee nel cambio stagione tra l'estate e l'autunno, perché, come vi ho già detto prima, pitta ha bisogno di cose rinfrescanti, e rinfrescanti non vuol dire l'acqua presa dal frigorifero, ma sostanze come il ghee che rinfrescano. Un'altra bevanda di cui vi ho già parlato in altri collegamenti, che va molto bene per rinfrescare, quindi la useremo, l'abbiamo usata in estate, la useremo anche in autunno, è il lassi. Ricordate, il lassi è yogurt mescolato con l'acqua. Lo yogurt, secondo l'Ayurveda, si dice in sanscrito che è abhishanti, cioè blocca i canali, crea una sostanza appiccicosa che impedisce ai canali del corpo di essere belli liberi, e nei canali
Secondo la Ayurveda si svolgono tutte le attività del nostro organismo, la comunicazione tra sistema nervoso centrale e periferico, la comunicazione tra un organo e un altro, tra una cellula e l'altra, l'informazione, quello che si chiama feedback, no, nella medicina moderna, tra una ghiandola e un'altra ghiandola, avvengono tutte attraverso i canali. Per la Ayurveda ci sono canali dai più grossolani ai più sottili, no? Quelli grossolani sono vene, arterie, vasi linfatici, tratto gastrointestinali. Quelli più sottili sono i canali dove passa l'informazione nervosa, no? Tra un neurone e l'altro nel cervello. Ma ci sono dei canali ancora più sottili, secondo la Ayurveda, che vengono chiamati nadi. Infatti, l'analisi del polso viene chiamata in sanscrito nadi vidyan, conoscenza del canale, attraverso il canale, no? E il canale usato, come vi ho già detto prima, è l'arteria radiale del polso sinistro per le donne e del polso destro per gli uomini. Ma ci sono dei canali ancora più sottili, che appunto sono queste nadi, che sono quelle che mettono in comunicazione un punto marma con un altro punto marma. I punti marma sono i punti energetici molto molto importanti, molto molto sottili, no? E allo stesso tempo in superficie. Sono in punti specifici del corpo, ce ne sono 107 principali. Di questi 107, tre vengono chiamati Maha Marma. Maha vuol dire grande, grandi marma sono il marma della testa, il marma del cuore e il marma della vescica. Questi tre sono proprio delicatissimi, vanno protetti molto. Tra i marma della testa c'è questo che si chiama Adipati Marma, è quello che corrisponde alla fontanella nei bambini, no? Quindi neonati piano piano si forma la parte ossea in questa zona che alla loro nascita è morbida e è proprio questo marma Adipati molto importante. Pensate che nella Ayurveda questi marma, soprattutto questo marma molto delicato, se mettete una mano qui come sto mettendo io, se siete abbastanza in equilibrio sentite fresco, se no sentite proprio come una ventola che butta fuori caldo, perché questo marma è come una ventola che rinfresca tutta la fisiologia. E per trattarlo l'Ayurveda non mette come la medicina cinese gli aghi, ma fa questo movimento, guardate, questo marma in particolare. Un giro, tre giri in senso orario, lenti e delicati, perché così vanno trattati i punti marma. Poi abbiamo un altro marma che si chiama Stapani Marma, che è quello che chiamiamo il terzo occhio, anche qui in senso orario un movimento con anche un olio di sesamo, con qualche miscela di piante come l'olio vata, ecco, in senso orario in maniera molto delicata. Quindi questi canali così sottili, figuratevi se e come fanno in fretta a bloccarsi, no? Quindi dobbiamo stare molto attenti proprio nell'assumere le sostanze giuste, nel digerirle bene, nell'assumere le sensazioni, le emozioni giuste, nell'accompagnarci a persone giuste, no? Perché tutta questa energia fluisce nel nostro organismo e noi di rimando la facciamo fluire nell'ambiente intorno a noi fino all'intero universo, no? Vi sembrerà una frase esagerata, ma è proprio così che parlano i fisici. Tutto quello che avviene a una particella e a due particelle che vengono separate, in realtà queste due particelle, per quella che si chiama l'entanglement, rimangono collegate anche a distanza di migliaia, migliaia, migliaia di chilometri. Quindi questo è favorita questa comunicazione da questi canali energetici. Ecco perché l'acqua calda va bollita per 10-15 minuti, proprio per pulire questi canali e permettere a tutta l'informazione nel nostro corpo di fluire. Quindi l'acqua calda bollita. La cena leggera, quella vale per tutto l'anno, ma per
in maniera particolare nel cambio stagione dobbiamo stare ancora più attenti, no? Perché abbiamo accumulato del calore nel corpo, abbiamo detto, diminuito per il caldo esterno il fuoco digestivo interno, quindi potremmo avere delle forme anche intestinali, no? Forme di arroiche o comunque delle manifestazioni di non completa assimilazione del cibo a livello intestinale. Quindi l'acqua calda, lo zenzero fresco, i lassi, no? Quindi questo yogurt diluito con acqua e un pochino speziato, possiamo farlo dolce con un pochino di zucchero di canna, non con il miele, perché il miele è astringente e non va bene abbinarlo ha il lassi che è anch'esso astringente. Il miele, vi ricordo, per la milionesima volta non è un dolcificante e soprattutto non va scaldato perché a 38 gradi il miele forma sostanze tossiche, quindi non solo si rovinano enzimi, vitamine, tutto quello che è il materiale prezioso che l'ape costruisce nei suoi pochi giorni di vita, no? Ma si altera al punto da diventare tossico. Quindi il lassi lo possiamo fare dolce con un pizzichino di zucchero di canna e magari un pochino di cannella, oppure salato con un pochino di sale, un pochino di zenzero, un pochino di cumino. Quindi possiamo berlo lungo la giornata, berlo a pranzo, per esempio, o alla colazione, non oltre le 5 del pomeriggio. Quindi il ghee e il lassi rinfrescano quell'eccesso di calore che abbiamo accumulato in estate. Nella Ayurveda esiste una metodica molto preziosa di cui avrete sentito parlare che si chiama Panchakarma. Io appunto in India sono andata a farmi un bel Panchakarma. Il Panchakarma è una sequenza di metodiche di massaggio, di purificazione, di clisterio oleosi, in modo da rimuovere, possibilmente nel cambio stagione, io questa volta sono riuscita ad andare appunto a fine agosto, però si può fare tutto l'anno. Queste procedure, attraverso l'oliazione esterna, l'oliazione interna, permettono alle tossine liposolubili, che sono quelle che non riusciremo a smaltire con l'acqua calda bollita, di venire eliminate. Sono trattamenti molto piacevoli, certamente impegnativi, nel senso che si mangia, non si digiuna, assolutamente l'Ayurveda non è per il digiuno. Possiamo fare, se soprattutto in questi cambi stagione, magari un giorno alla settimana di dieta liquida senza sale, ma il digiuno assoluto l'Ayurveda non lo prevede. Quindi nel Panchakarma si segue una dieta vegetariana, cibi cotti, non si mangiano formaggi, non si mangia prodotti, diciamo, ovviamente animali, si beve il latte perché per l'Ayurveda il latte è un alimento importante. In India il latte è ottimo perché ovviamente le mucche sono anche sacre, quindi sono stra rispettate, quindi c'è un latte ottimo che viene digerito anche dalle persone che nella loro nazione, a casa loro, non tollerano il latte proprio perché ha un'estrema purezza, un'estrema digeribilità. Quindi questi massaggi, queste oliazioni fanno sì che queste tossine disperse in tutto il nostro organismo, dai canali più grossolani e dai canali più sottili, vengano raccolte, riportate nel tratto gastrointestinale, da dove appunto le eliminiamo attraverso il clistere. Quindi il clistere è un atto importante e molto utile perché non è assolutamente paragonabile all'idrocolonterapia, anzi l'idrocolonterapia è dannosa dal punto di vista ayurvedico, proprio perché squilibra Vata nella sua sede principale. Quindi il clistere oleoso ha la funzione di nutrire il colon, che è la sede principale di Vata, e di portare via quelle tossine che abbiamo raccolto facendo tutta la preparazione. Si usa anche per bocca del ghee, dell'olio di ricino. Insomma, è una procedura, ripeto, detta così vi sembrerà fastidiosa, ma è piacevolissima.
Allora, stavo guardando un po' le vostre domande. Sì, a cui escono tutte le disfunzioni personali. Esatto, brava Manuela. Nel cambio stagione vedremo più evidenziati i nostri disturbi. Ecco perché la Ayurveda si propone come una medicina da usare a lungo, non sintomatica. Ho il mal di testa e allora prenderò quella tal cosa, magari naturale. Soffro di gastrite, quindi quando arriva la stagione autunnale, prenderò in considerazione che cosa fare. No, la Ayurveda ci dice di fare tutto l'anno in pratica, no? Di stare attenti alla nostra alimentazione, di prendere dei preparati, magari in alcuni periodi prenderne di più, alcuni periodi di meno, ma sempre mantenere questa regola di regolarità, di mantenimento dell'attenzione su quello che dobbiamo fare, di prenderci l'acqua calda bollita, di fare, se possibile, questi trattamenti stagionali. Quindi tutto questo per la Ayurveda è assolutamente importante. Quindi acqua calda bolletta, lassi e ghee per questa occasione di passaggio dall'estate all'autunno, il panchakarma si fa anche in Italia, ci sono dei centri specializzati, ovviamente in India è ancora più profondo l'effetto e poi insomma si scopre il piacere di una terra che emana saggezza, che emana anche caos, perché chi è stato in India sa benissimo che l'India ha due facce molto, molto contraddittorie tra di loro. Però diciamo, quella che è la qualità della spiritualità, pur in questo grosso andare e venire di persone, macchine, traffico, disordine, inquinamento, quella spiritualità si percepisce in maniera molto profonda. Adesso che sono partita dall'India, proprio il giorno dopo la mia partenza, si festeggiava per 3-4 giorni Ganesh, no? Vi ricordate Ganesh? Sicuramente l'avete visto in qualche immagine, qualche statuetta, quella persona che ha il corpo di un uomo e la testa di un elefante. Allora, qui, sempre dagli studi del dottor Tony Nader, abbiamo capito qualcosa in più. L'induismo è diventato una religione, no? Ma in realtà non nasce come religione, nasce come lettura dei funzionamenti delle leggi di natura. Ognuna di queste, chiamiamole divinità, Deva, no? Come si dice in sanscrito, sono in realtà dei precisi funzionamenti, dei precisi momenti lungo l'anno di maggior presenza di queste leggi di natura. Ganesh è la divinità che protegge, no? Protegge e fa superare gli ostacoli. Il dottor Tony Nader ha individuato una struttura simile a Ganesh, no? Vi ricordate Ganesh con le due grandi orecchie da elefante, la proboscide? È la stessa struttura, si può rilevare questa struttura qua nel cervelletto e nel tronco encefalico. Il tronco encefalico assomiglia alla proboscide di Ganesh e le due strutture del cervelletto alle due orecchie di Ganesh. La struttura del tronco encefalico e del cervelletto è quella che protegge dall'ingresso e dall'uscita, l'ingresso di informazione e l'uscita di informazione del cervello verso la colonna vertebrale, verso poi i gangli spinali, no? Che poi a loro volta governano i vari organi, i vari sistemi periferici. Quindi è una struttura di difesa. Quindi, oltre a immaginarlo, no? Come questa divinità che protegge anche la nostra casa, no? Io ho tre Ganesh, giusto per essere più tranquilla, che guardano verso la mia porta di casa, no? Proprio perché c'è questa come dire, informazione che ci dice che Ganesh ci può proteggere. E tutto
Tutte le celebrazioni del calendario vedico, no? Lungo l'anno vedico, in India potete comperarvi il calendario 2022 o poi quello 2023, queste celebrazioni cambiano, un po' come la nostra Pasqua, non viene tutti gli anni allo stesso giorno, a differenza del Natale che sappiamo il 25 di dicembre, no? Quindi queste celebrazioni avvengono in un certo periodo calcolato secondo i movimenti della Luna, no? Quelle che sono poi le costellazioni lunari. E chi è stato in India sa che ogni 2x3 c'è una celebrazione. Ecco, io quella sera, che era la vigilia dell'inizio delle celebrazioni di Ganesh, ahimè, ho trovato un traffico enorme col taxi per andare in aeroporto e ho avuto un po' di preoccupazione perché temevo di non riuscire a raggiungere in orario giusto l'aeroporto. Invece poi Ganesh ha aiutato a superare gli ostacoli e sono arrivata in tempo all'aeroporto. Ecco, quindi avete capito, no? Tutto quello che è nel calendario vedico, che è nel calendario delle stagioni, influenza la nostra neurofisiologia. Anche i movimenti dei pianeti ovviamente influenzano la nostra neurofisiologia. Abbiamo già avuto modo di accennare a quello che nella scienza vedica è il Jyotish, no? L'astrologia vedica, che oltre ad essere astrologia è anche astronomia, quindi la descrizione del cielo, della posizione dei pianeti, della posizione delle costellazioni lunari e delle costellazioni solari, quelle che chiamiamo i segni astrologici, è assolutamente precisa astronomicamente, cosa che non lo è nella nostra astrologia, che non considera la precessione degli equinozi, quello che si chiama nelle effemeridi l'Ayanamsha. No? Quindi questa piccola ma importante variazione che in queste decine e centinaia di anni ormai è diventata di 23 gradi indietro, quindi chi è nel segno, facciamo dei pesci, prima e seconda decade, retrocede nel segno precedente, perché è meno 23 gradi, no? Ogni segno zodiacale è 30 gradi e quindi si ritrova nell'acquario. Poi nell'astrologia vedica, nel Jyotish, la cosa importante è l'ascendente e la luna, e anche lì bisogna vedere dove sono posizionati. Negli studi del dottor Tony Nader, la parte profonda del cervello, quella che si chiamano i nuclei della base, sono stati messi da lui in relazione ai 9 pianeti. Non considera il Jyotish Urano, Nettuno, Plutone perché sono troppo distanti e quindi non hanno un'influenza apprezzabile sulla nostra neurofisiologia. Ok, quindi stiamo per finire il nostro collegamento. Vi ricordo magari il mio numero di telefono e vi ricordo che appunto sono in giro per l'Italia, quindi da qualche parte mi potete sempre incontrare. Il mio numero è 335 5612 115. Ringrazio Enrico Ballantini che ho visto collegato, Anna Tamburini Torre per tutta la sua e la vostra disponibilità e ci vediamo. Il prossimo appuntamento sarà al mese di ottobre, abbiamo già una data, sarà il 6 di ottobre, giovedì 6 ottobre, sempre alle 21:30. Questo periodo poi cercherò di capire di quale argomento parlarvi. Saluto tutte le persone presenti, vi ringrazio dell'attenzione che mi dedicate, del riscontro. Trovo, ripeto, in giro per l'Italia a volte incontro in qualche erboristeria, farmacia, parafarmacia, le persone, ah, ma lei è quella che fa quelle belle trasmissioni su Focus, questa bella rubrica, tutti mi parlano molto bene di Focus 3.0, il mistero della vita, e vedo tanti apprezzamenti per quello che è anche il mio intervento sulla Ayurveda. Saluto tutti, namaste, buona cambio stagione, estate, autunno, ci vediamo poi a ottobre
quando l'autunno incomincerà a darci i propri segnali. Come vedete, i miei assistenti che vi salutano anche loro. Buona serata a tutti.